Il Comitato per la riattivazione della ferrovia Sicignano-Lago Negro ha aperto un discorso di confronto con le province di Salerno e Potenza grazie alla disponibilità degli assessori ai trasporti Nicola Valluzzi e Michele Cuozzo. Tra i vari punti, l'istituzione di un tavolo tecnico per il ripristino della ferrovia, l'esplicazione delle mosse da mettere in campo per il riassetto delle linee ferroviarie esistenti, la richiesta di collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per far emergere la questione in ambito nazionale ed arrivare prima ad uno studio di fattibilità snello ed aggiornato. Azioni per recuperare i fondi stanziati dalla legge 376 del 29 dicembre 2003 ed infine migliorare fin da subito i collegamenti tra i comuni e le stazioni ferroviarie rendendo efficienti le proposte della società di trasporto privato. Il Comitato per la riattivazione della ferrovia nel corso degli ultimi mesi ha avviato diverse iniziative per innalzare il livello di attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni per la riattivazione della tratta ferrata chiusa al traffico ormai da un quarto di secolo. Il Comitato fino ad ora ha coinvolto i comuni del comprensorio ottenendo da questi delle delibere favorevoli alla riattivazione della linea.